Comandante, venga subito qua. Che c'è? Ho rilevato un oggetto non identificato in collisione con la Terra. Che cavolo è? Sembrerebbe un gigantesco Nokia 3310. Siamo fottuti. Cazzo ragazzi, avete sentito? Il mondo sta per finire, mancano poche ore di vita, cioè possiamo restare al mondo, in questa terra che noi abbiamo amato, abbiamo odiato, abbiamo disprezzato soltanto poche ore. Vediamo subito la lista delle cose da fare prima di morire. Allora, finire Skyrim, tanto è un gioco corto, finire Dragon's Dogma con tutte le missioni secondarie, principali e stronzate varie. Riuscire ad essere il numero uno al mondo nel multiplayer di Halo. Robe facili. E direi basta. La fine del mondo è arrivata. Migliaia di fedeli si sono radunati in piazza San Pietro a Roma per ascoltare il discorso del Papa. Colleghiamoci anche noi. In questo giorno il consiglio che posso dare a tutti i fedeli e a tutti i papini è di toccarsi le palle. E già che ci sono, me voglio togliere una piccola sfizia. Quindi sembra proprio che la profezia di Maya si sia avverata. Ma in quest'ora viene da chiederci, come ha avuto origine tutto ciò? Venerabile Kukulkaz, mi hai fatto chiamare? Sì, scribano. Scribano. Ho un grosso problema. Ah, e quale? So 3 settimane che non cavo. Ah, sì, è un bel problema, sì, capita. Ma non è tutto. I miei schiavi dicono che sono 3 settimane, ma secondo me è molto di più. Anche meglio, sì, anche meglio, molto, sì. Ma io, che posso farci? Devi inventare qualcosa per me. Qualcosa che tenga il conto dei giorni. Sì, mi sembra facile, va bene, vedo che posso fare, eh? Se no ragazzi, è un casino, io già un cavo, poi se me lo ricordo è cavo. Maiana, che fatica arrivare fino a quassù, dove cazzo stai? Adam, purtroppo la profezia Maya si sta avverando. Lo so. Un Nokia 3310 delle dimensioni di Saturno sta per colpire la Terra. Ma abbiamo tentato un'azione. Abbiamo assoldato un killer. E l'abbiamo mandato indietro nel tempo per uccidere il Maya che ha pronosticato la fine del mondo. Non ho ben capito. Ma abbiamo rimandato indietro nel tempo un killer o un soldato? No. Un killer assoldato. Ah sì, ho capito. Un killer che è diventato un soldato. Mm. Ma chi è? Il suo nome è Xivions. Ma chi cazzo è questo Xivions? Xivions. A me risulta Livio. E perché si fa chiamare Xivions? Ma che palle, ma l'ho spiegato 1 milione di volte! Ma basta, oh! Durante il viaggio è proibito fumare. È la prima volta che viaggia nel tempo? Beh, una volta sono stato a Gummolandia, ma... Sindrome di Peter Pan. Bene, buon viaggio. Dottore, penso che ci sia un problema. Ah no, scusa, è che il tasto per il viaggio nel tempo è proprio accanto a quello della clonazione. Mi sbaglio sempre, scusami. Buon viaggio. Eccoti qua, Maya! Di' le tue ultime preghiere, baby! No! No, l'ho mancato! Maledetto! Vieni qua, schifoso! Sei veloce, ma io sono più veloce di te! Oh, cacchio! Fatality! Dai, cazzo, dai! Ma non si può far giochi così! Ma va che PNG di merda!
Cioè, continua intelligenza artificiale di una formica. Ma aspetta soltanto che prendo quella super abilità e poi sei morto. Proprio sei morto totalmente, pezzo di sterco umanitario. La missione è fallita. Che rimanga tra di noi. Penso che se ci si mandava un exogino, forse era meglio. Exogini. Il calendario è finito. Bravo. Bravo davvero. I miei complimenti. Ma solo una domanda. Che cos'è questo? Ah, cosa questo? Ah, ma questo no, non è niente. Questo è una cosa, una decorazione, una cosa ornamentale. Mi è venuto così. Sì, sì, niente, ma... Certo, c'è una cosa strana, però. Secondo i miei calcoli, il 21 dicembre 2012 tutti i pianeti del Sistema Solare si allineeranno. È una cosa straordinaria. Chissà cosa succederà quel giorno, eh. Ma non credo che le due cose siano collegate, no, assolutamente. Ma poi mi dico, in tutti i giochi, anche il più stupido, c'è un punto di salvataggio in 10 secondi, qui no. No, sta finendo il mondo, uno può neanche salvare, cioè, non è che... Ragazzi, non ci credo, è incredibile. Questo non è un buon segno. Ma faccelo cazzo. E proprio adesso deve crollare il mondo. Proprio quando devo salvare sto cazzo di cretino, deve spaccarsi il mondo. È ovvio, è normale. E così finisce. Io l'ho sempre detto che sarebbe andata a finire così. Non perdiamoci di vista. Un abbraccio, Adam. Ciao ragazzi. There's a star my way in the sky. Saluto a tutti, un abbraccione, siete grandissimi. Questo lo dico per gli iscritti, eh. E iscrivetevi al canale dei soliti sospetti Tube, maledetti. Avete capito? Avete capito?